Ho notato dell'entusiasmo ritrovato all'interno dei commenti e questa è una cosa super positiva. Considerate che io sto registrando le pagelle in piena notte dopo la partita e quindi non ho idea se ci saranno novità dal punto di vista del ricorso per quanto riguarda la penalizzazione legata alle plusvalenze. Di questo parleremo eventualmente in seconda battuta. Intanto godiamoci quella che è stata una prestazione, come dicevo anche nel video post partita, secondo me divertente, perché è stata una partita comunque con tante occasioni da gol, con anche dei ritmi abbastanza alti, con il Torino che ha cercato di fare la sua partita e con la Juve che poi alla fine la va a vincere. Un derby di Torino, un derby della Mole, come tanti ne abbiamo visti con la Juventus, che risolve la partita negli ultimi minuti. Una tradizione alla quale ormai sono legato e che mi diverte spesso, tanto. E quindi guardatevi anche la live reaction che è uscita nella mattina. È stata una live reaction combattuta, anche questa, con tanti sorrisi e alla fine quel 4 alzato al cielo. Godiamocelo perché 4 gol la Juventus non è abituata a farli tutte le volte, quindi quando succede siamo assolutamente felici e contenti. Voto 6 e mezzo a Massimiliano Allegri che secondo me ha schierato la formazione che doveva schierare, bene o male, la migliore possibile con i giocatori a disposizione anche legate alle, ovviamente ai rientri, quindi all'attività fisica, alle condizioni fisiche dei giocatori, tranne eccezione fatta per Barrenechea Paredes, lì è stata una scelta dell'allenatore, secondo me qualcosa è successo perché se Paredes non gioca titolare e se Paredes nemmeno entra e Rabiot va messo davanti alla difesa in un momento così, con anche dell'emergenza numerica nel reparto, con anche lo squalificato Locatelli, qualcosa deve essere accaduto. Quindi questa è una volontà, una gestione da parte di Allegri. Nel pre-partita aveva detto è stata una scelta Barrenechea al posto di Paredes. Secondo me si va oltre la scelta, la gestione dei cambi è stata secondo me buona. Cuadrado aveva speso tanto, Di Maria aveva speso tanto, sono giocatori che vanno gestiti, Chiesa e Pogba erano giocatori che andavano inseriti in quel momento, quindi penso che ci sia poco da dire. Una sola cosa vado a rimproverargli, cioè che Ken è entrato troppo tardi, non mi ha preso il voto al fantacalcio, ho giocato un uomo in meno, quindi mister, prossima volta fagli fare qualche minuto in più, perché se no io le perdo tutte al fantacalcio. Ma per il resto direi che normale amministrazione è stata anche una partita buona. Dispiace per le dormite sui gol che abbiamo subito, in particolar modo per il primo, perché il secondo secondo me è stato più un errore individuale, ma il primo è stato un errore complessivo, stavamo marcando a zona, ci siamo persi due volte l'uomo, quello da rivedere, anche perché il Torino non è una squadra che solitamente fa gol su calcio d'angolo, invece la Juventus è la squadra che in Italia segna di più su calcio piazzato e anche questo è una costante, fa parte del calcio. E sicuramente, dato che abbiamo delle pecche dal punto di vista della costruzione, della finalizzazione in altre zone del campo, almeno dal punto di vista dei calci piazzati, riusciamo a difenderci egregiamente, non difenderci nel senso fase difensiva, ma difenderci col numero di gol effettuati. Quindi 6 e mezzo, secondo me, Massimiliano Allegri. 6 e mezzo pure Szczęsny. Qualcuno mi ha detto che secondo lui ha colpe sul secondo gol subito. Per me, il portiere non deve mai ritrovarsi nella condizione di dover parare quel pallone, quella palla non deve passare. Io lì il macro errore lo vedo in Bremer, poi sì, Szczęsny prende gol sul suo palo, ma secondo me questa è già una cosa oltre quello che è accaduto ieri sera. 200 presenze con la maglia della Juventus, un traguardo importante, a maggior ragione in un ruolo dove c'è stato Gianluigi Buffon per una vita. Portiere che secondo me si è sempre ritagliato il suo spazio, su Sanabria fa una parata molto molto importante e quindi il voto va su per quello lì. Nei due gol secondo me non ha colpa, possiamo stare a discutere sul secondo perché effettivamente prende gol sul suo palo, ma insomma quella palla non deve passare mai nella vita, non deve mai ritrovarsi il portiere a dover parare quella palla. Poi è ovvio che se la para a maggior ragione tanto meglio, anche sul primo gol dove c'è stata una dormita colossale, col piede ci va, non riesce a fare il miracolo. È ovvio che, ripeto, se fai il miracolo è tutto riguadagnato, ma se prendi gol, secondo me, in quelle due situazioni, la colpa non è del portiere. Voto 6 e mezzo a Bremer, che appunto si perde un pochino all'interno della partita. Poi però ha il merito di trovare il gol del 3-2, la prima volta che la Juventus va in vantaggio all'interno della partita, il gol dell'ex, l'esultanza di Bremer, che ai microfoni poi lo dice, chiaro e tondo. Credo di avere delle colpe in particolare sul secondo gol e quindi ho esultato perché comunque è stata una serata di gioia anche a livello personale. Era una partita molto sentita, Bremer era il capitano del Torino e questa sera invece ha trovato il primo gol
contro il suo ex Toro, vecchio cuore granata, ora cuore bianconero, giocatore che secondo me sta facendo comunque una buona stagione, la prima parte di stagione molto bene, nella seconda un po' più ballerino, però questo gol è pesante, molto pesante, tanto quanto quello che ci porta in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, quindi tutto sommato il 6,5 credo che, bilanciando un po' quello che è accaduto, sia la valutazione più corretta. 6,5 anche ad Alessandro, ci sono state un paio di sbavature, alcuni interventi proprio non pulitissimi, però nel complesso come è stata una buona partita, 300esima per lui con la maglia della Juventus, mamma mia quanto passa il tempo, siamo all'ottava stagione di Alessandro, con il rinnovo molto probabile arriveremo a 9, straniero che arriverà a essere quello con più presenza nella storia della Juventus, non avrei mai immaginato, da terzo difensivo tanta roba, ha fatto una buona partita anche ieri sera, 6,5 è il suo voto. Io invece per questo ho finito le parole, perché mai avrei immaginato l'estate che arriva Danilo al posto di Cancelo dopo il primo anno che ha fatto dove ha visto poco il campo e quelle volte che aveva visto il campo non mi aveva convinto totalmente, ma avrei pensato di ritrovarmi a dire anima, cuore, simbolo della Juventus, capitano della Juventus, giocatore meraviglioso, giocatore che tira fuori anche dei gol pesanti, non è il suo ruolo, non è il suo mestiere fare gol, il suo ruolo è difendere, lo fa molto bene, si è reinventato in un ruolo diverso, un ruolo che l'aveva già visto protagonista con Pirlo, ma dall'altra parte, solitamente con Pirlo giocava a sinistra, a destra secondo me è ancora meglio e ha iniziato a tirar fuori davvero delle reti che hanno dei pesi specifici importantissimi, quindi 7 non era sufficiente, qualcosina in più a Danilo bisognava darlo, probabilmente MVP della partita. Voto 7 a Cuadrado, che come dicevo nel post partita sono contento di rivedere decisivo, perché la rete di Cuadrado è una gran bella rete, il balletto di Cuadrado mi mette sempre di buon umore perché la trovo una cosa veramente ignorante, quindi a me piace vedere queste cose qui. Sono un po' nostalgico su Cuadrado, perché capisco che siamo arrivati alla fine di un bellissimo viaggio di un giocatore che secondo me è stato meraviglioso e che purtroppo si è un po' perso per strada nel percorso di crescita che fa parte di ognuno di noi, non è più il Cuadrado che conoscevo, ma quando mi fa quel gol lì e mi va a pareggiare quella partita lì e torna decisivo, beh, qua ne sempre qua, è un pezzo speciale nel mio cuore, ce l'apre sempre. Voto 7 a Cuadrado. Voto 6 più a Barrenechea, perché secondo me non è stata una partita mostruosa, in fase di costruzione probabilmente a qualche limite, ma uso la parola garra proprio perché fa parte dei sudamericani, no? Barrenechea, ragazzi, dal punto di vista del non possesso e quindi tutte quelle palle in pressing, tutti quegli interventi in take, quei recuperi, mamma mia, tanta roba, classe 2001, quindi non un ragazzo di 18-19 anni, è un ragazzo che comunque ne farà 22, è un coetaneo di Fagioli, è un giocatore che ha quasi l'età di Vlahovic e di Moise Kean, giocatori che comunque hanno già una carriera alle spalle, lui la carriera non ce l'aveva ancora, ha perso un anno per via dell'infortunio, titolare al posto di Paredes, secondo me oggi ha fatto una prestazione buonissima per quello che doveva essere un giocatore praticamente all'esordio da titolare con la Juventus. Penso che non abbia nulla da invidiare a Paredes, 6,5 sarebbe stato troppo perché la fase di impostazione ancora non gliel'ho vista fare, ma 6 sarebbe stato troppo poco, e con la schiena di ragù che si gira perché sta dormendo, perché ovviamente giustamente è notte, scusa se ti sto disturbando, Barrenechea si porta a casa un 6 più. Molto bene aggiungere un altro nome alla lista dei giocatori utilizzabili. Voto 7 a Rabiot, perché ormai siamo arrivati al culmine di quello che è Rabiot, anche lui come Danilo mai avrei immaginato, soprattutto dopo alcune stagioni un po' così da parte di Rabiot, Danilo parte la prima, le altre mi sembra averle giocate abbastanza bene, Rabiot invece è stato un giocatore che è venuto fuori sul lungo, un vero e proprio diesel, ennesimo gol di questa stagione, ennesima prestazione positiva di questa stagione, bravo Adri, non so, ripeto, questa cosa mi fa strano, ma non è la prima volta che lo dico, non so come faremo l'anno prossimo, è ovvio che stasera è tornato Pogba, quindi potrebbe benissimo essere Locatelli, Fagioli, Pogba, vedremo se sarà così. Voto 6,5 Fagioli, perché se Rabiot è stato un diesel negli anni, Fagioli è stato un diesel nella partita, giocatore che nel primo tempo non mi era piaciuto troppo,
poi intermittenza, sul lungo ha fatto una buonissima partita, come riconosciuto anche da Allegri poi ai microfoni post partita. Credo che il 6,5 sia la valutazione, perché la partita è sufficiente e anche qualcosina in più. Mi è piaciuto Fagioli nel complesso durante tutta la partita, è ennesima partita di Fagioli di buon livello. Voto 7 a Kostic, perché comunque due cross li rimette lui, due assist, il primo quello per Cuadrado, anche se non era proprio indirizzato a Cuadrado, ma la palla passa, arriva lì dove Cuadrado va a spennellare quella minella. Invece il secondo sull'ultimo gol, il primo e l'ultimo gol nascono dal piede sinistro di Kostic, che ormai è diventato una costante all'interno delle partite della Juventus. Poteva fare molto più male, secondo me dalla corsia sinistra potevamo andare a trarre ancora più vantaggio, ci siamo contenuti perché nei primi minuti del primo tempo, 9, 12 e 15, scendiamo tre volte siamo pericolosi, poi ci sono altri 75 minuti nei quali la sfruttiamo non esattamente come mi immaginavo, secondo me lì poteva venire fuori tanti più pericoli. Kostic comunque gli ennesimi assist di questa stagione li ha messi in bacheca, giocatore che sta diventando indispensabile all'interno dei meccanismi della squadra nata da Massimiliano Allegri. Voto 6 Di Maria, anche lui artefice di un assist, anche lui si porta a casa un assist da calcio piazzato, però non mi è sembrata una gran partita di Di Maria, devo dirvi la verità, non mi ha fatto impazzire, tanti passaggi sbagliati, scelte sbagliate, non da lui, non mi è sembrato completamente dentro la partita, ma dopo tante fatiche e tante prestazioni di livello assoluto ci sta anche che Di Maria possa sbagliarne mezza, non dico sbagliare una partita ma mezza, la sufficienza se la porta a casa, ma di più assolutamente non posso dargli. È umano, la notizia è che anche Di Maria è un essere umano. 5,5 Vlahovic, mi è piaciuto molto spalla alla porta, veramente molto, nel lavoro che deve fare per la squadra, mi è piaciuto meno nel lavoro che deve fare lui, perché lui quella palla lì deliziosa data da Fagioli dopo la sponda bella che fa lui a Fagioli, lui con la palla lì non me la deve e non me la può sbagliare. Ci sta che ogni tanto uno sbagli, ma un attaccante come Vlahovic, che deve puntare all'eccellenza mondiale, quell'unica palla che ha durante la partita, anche bella, sull'azione che si è costruito lui, me la deve finalizzare, non mi deve prendere la traversa, deve essere freddo, deve avere lo istinto da killer, me la deve buttare dentro. Quindi migliorato, secondo me, complessivamente nella prestazione, ha fatto una buona prestazione, ma quell'errore lì è pesante, perché vai sul 3-2, perché ribalti la partita e diventi il match winner, e anche lui secondo me è uscito incazzato con se stesso, perché sa che quello lì è il pallone che uno come Vlahovic deve buttarmi dentro. Quindi questa mini punizione a Vlahovic la voglio dare, perché io so che lui può fare molto di più, quel gol lì lui me lo può fare tranquillamente ad occhi chiusi. 6 a De Sciglio, che è uno dei primi tre cambi di Massimiliano Allegri, senza infamia, senza lode, la solita partita che fa un giocatore che va a subentrare, va a prendere il posto di un altro che aveva speso tanto, si mette lì e gestisce la partita, anche perché comunque poi quando entrano i tre cambi la musica cambia, scusate il gioco di parole. Pogba ci mette qualità, ci mette fisicità, anche solo il fatto che sia entrato Pogba per gli altri è un problema. L'ho visto anche abbastanza bene, l'ho visto sorridente, felice e contento, questa cosa mi fa piacere, perché erano uscite delle voci legate alla testa che mi preoccupavano più rispetto a quelle legate al ginocchio. Esordio bis per Pogba, mi spiace non essere stato allo stadio, devo dire la verità, perché quest'anno comunque allo stadio ci sono andato più di una volta, mi sarebbe piaciuto essere presente durante il secondo esordio di Pogba. Spero che ci possa essere occasione di vederlo ancora dal vivo molto presto, e quindi un abbraccio Paul, bentornato, ci servivi, ci sei mancato, giocatore importante per la Juventus, perché è stato uno dei grandi acquisti di quest'estate, non l'abbiamo mai visto praticamente fino al 1° marzo. 6,5 a Chiesa, che entra, calcio d'angolo di Fagioli, spezzata per Chiesa, il gol di Bremer nasce appunto da un suo assist, e quindi il gol del 3-2 nasce dal piede di Chiesa. Questi entrano, tempo 2 minuti, la partita si ribalta, lui va in vantaggio per la prima volta. Calcio è fatto, secondo me, di una miriade di costanti, tra queste costanti c'è assolutamente in una posizione molto alta il valore dei calciatori, e Chiesa e Pogba sono calciatori molto molto forti, e alla Juventus sono mancati, e adesso ci sono, non sono ancora al 100% assolutamente, ma adesso ci sono, quindi qualcosa può cambiare, qualcosina può cambiare. Senza voto a Moise Kean, mister serviva per il fantacalcio, senza voto a Bonucci non ce l'avevo il fantacalcio, quindi
non succede niente. Queste ragazze sono le valutazioni che ho dato agli 11 titolari, 5 subentrati e all'allenatore. Fatemi sapere le vostre pagelle qui sotto nei commenti e noi ci vediamo stasera se dovesse succedere ancora qualcosa.